Diciamo perché in una chiesa grande quattro volte per la discussione. Qualcosa che fanno esclusivamente solo là. Per diventare simpatia. Silenzio! Piccolo lavatoio. Prima ho fatto male a non arrivare. C'era una bella vista della vallata. Non mi spingi? Ma proprio oggi c'è proprio una festa, eh? No, col lavoro che sto facendo, no. Vai avanti. Andare per cantine che stai le vinerie. Ma se vuoi avvicinarti, no? Selfie. Superavo quello classico. Comunque è una bella esperienza, no? Va bene questo gioco di vasi, no? Tanto strano, tutto bene. Mi sembra che abbiano per le mani un bravo architetto paesaggista, perché tutti i dettagli sono tutti belli, eh? Buongiorno signora, buongiorno. Siete gli ultimi? Rogi, sei l'ultimo? La roba che poi il furgone è sì, comunque è sempre ma che stazione buongiorno merci ciao Dico perché non è così di riprendere. Io ho capito un po' di. Siamo nella gennaio. Qua c'è il signorino.
gli dà un salame, questo è andiamo nelle cantine del Bashur. Venite avanti così vi racconto un po' quello che combiniamo qua. Qui abbiamo tutte quelle bottiglie che vedete lì, sono lo spumante che facciamo come cosa un po' in più. La nostra produzione li avete assaggiati, sono i vini rossi, Barbera, Fresa, Grignolino, lo Chardonnay, e poi facciamo anche lo spumante col metodo classico, che è il metodo che hanno inventato i monaci benedettini nel nord della Francia, in una regione che si chiama Champagne, e da lì la tecnica si è diffusa in tutto il resto del mondo praticamente. E la cosa bella che a me piace, se volete vi racconto velocemente come si fa, perché è una tecnica che hanno inventato nel 1700 questi monaci, che volevano bere bene e avevano a disposizione le mani e l'ingegno, e con quello sono riusciti a fare una cosa talmente, una tecnica talmente perfetta che la facciamo ancora adesso. Col sistema delle attrezzature industriali, così adesso si può fare molto più velocemente, ma la qualità non è la stessa di quello fatto col metodo classico, metodo tradizionale. Col sistema industriale si fanno delle vasche, degli autoclavi, poi si filtra, si imbottiglia, e nel giro di un paio di mesi dalla vendemmia il vino è già nel supermercato. Qua ci vanno 3 anni. Si fa il vino base, lo si imbottiglia l'estate successiva con una piccola aggiunta di zuccheri e lieviti, in modo che avvenga una seconda fermentazione all'interno della bottiglia. Cosa succede? Che durante la fermentazione i lieviti, che sono questi microrganismi, trasformano gli zuccheri dell'uva in alcol e anidride carbonica, e questo avviene anche nelle vasche, e l'anidride carbonica è un gas e vola via. Qui avviene in piccolo al chiuso, e quindi l'anidride carbonica, questo gas, non può volare via, è prigioniero, e viene riassorbito dal vino, che lo libererà nel momento che io lo verso e mi fa le bollicine, mi dà quel gusto particolare. Qual è il problema però? È che insieme a fare le bollicine, la fermentazione, se io ve lo muovo in controluce, adesso magari gli metto un po' di luce dietro, così è più facile vederlo, si formano il deposito. Ok, se io muovo un po' così, non so se lo vedete, che c'è una nuvola dentro. Lo vedete che si è formata come una specie di nuvoletta dentro. Allora, questa nuvoletta che cos'è? È solo il deposito del vino, che normalmente nelle vasche io travaso da una vasca all'altra il vino, e il fondo lo lascio da parte, lo tolgo tutte le volte, fino ad arrivare ad avere il vino limpido. Il problema è che qui non posso travasarlo, se no perdo le bollicine. Quindi tutta la tecnica è come mantenere le bollicine ma togliere il fondo. Perché se io usassi la bottiglia così, dopo il primo bicchiere è tutto torbido. E allora come si fa? Si fa una tacca dietro a ogni bottiglia, un segno bianco, si mettono tutta a testa in giù sui cavalletti, sono quei cavalletti là, poi si comincia a scrollare e girare, scrollare e girare, quando si comincia tutti i giorni, ogni giorno scrollo e ruoto un pochino, solo un ottavo di giro, che si fa metà di un quarto, giorno dopo un altro pezzettino. Giorno dopo un altro pezzettino, e si fanno 4 giri completi.
Perché questo? Perché il deposito scende verso il basso e ogni volta che io lo alzo lui mi cade un po' più avanti. Mi cade più avanti, cade più avanti. Alla fine di tutto sto giro e scrollo, che ci va un mesetto, il vino è perfettamente limpido e il deposito è tutto vicino al tappo. A questo punto però viene difficile perché io dentro ho pressione. Lì c'è l'annata 2016 che sta finendo questa fermentazione, è arrivata a 4 atmosfere e mezzo. In genere siamo tra le 4 e le 5 atmosfere, che è tantissimo. È il doppio di una ruota di una macchina, per dire. Quindi se la bottiglia ha un piccolo difetto, scoppia. Allora, quando lo apro, apro testa in giù, è vero il fondo esce per primo, ma poi fa un fiume il vino, scappa via tutto. Ora che lo fermo, ne ho perso un bel po'. Non va bene. Allora uno dice mi giro, cambio posizione, ma è pericoloso perché se mi torna indietro al fondo butto via un mese di lavoro. C'è il trucco, si congela il collo della bottiglia. Quattro dita, solo questo tratto qua. Usiamo adesso un freezer col coperchio tutto bucato, si immerge la bottiglia, solo questo piccolo tratto. La parte rimane all'aria a temperatura normale, questo si ghiaccia e a quel punto io sono a cavallo perché primo posso muovere la bottiglia come voglio perché il fondo è pizzicato lì, anche se la metto in piedi il fondo non si muove da lì, ma il bello è quando l'apro perché il primo tratto viene sparato fuori, è cilindrico perfetto e quindi esce e si porta via tutto il fondo. Il secondo tratto del vino ghiacciato è conico, perché la bottiglia si allarga. Quando viene avanti, si impianta, non può uscire, mi fa da tappo e mi tiene il vino dentro. E quindi io in un attimo ho tolto il fondo, ma non ho perso il vino. A quel punto aggiungo quel pochino che manca, metto il tappo definitivo, quello bello di sughero, e la vengono raccolte. Noi facciamo agricoltura biologica, quindi non usiamo prodotti chimici, il grosso del lavoro è nel vigneto, e poi si arriva in... venite un po' avanti, così facciamo arrivare, così va bene. E praticamente noi facciamo, abbiamo i vigneti qua di fianco, coltiviamo la nostra uva senza uso di prodotti chimici, solo rame e zolfo, in modo da avere un impegno maggiore, un rischio maggiore, ma la garanzia di non avere residui di tutto. Più avanti, dove c'è proprio la panetta di... Cos'è che è? Ha messo i mattoni perché... Che è questo tufo, che non si chiama tufo perché è il nome volgare. Perfetta, costante tutto l'anno, che è quello che è ideale per il vino. Non tanto esempi macchinari, queste sono le macchine con cui imbottigliamo, mettiamo il tappo, la capsula, l'etichetta, si fa tutto, che però non gli fa bene l'umidità. E qua si gira di nuovo e siamo nella parte sotto la casa. Voi dove avete fatto la degustazione era qua sopra. Qui è dove teniamo lo spumante a maturare e rimane scavata nella roccia. Purtroppo si è bruciata la luce, ma vi dà l'idea che tutto qua dove siamo direttamente sulla strada. La strada è lì, cioè noi abbiamo girato tutto intorno al cortile, il cortile è dietro là e la strada è qua. E qui c'è il vecchio torchio, che è fatto dei primi del Novecento, è fatto al contrario, ed è una cosa particolare, non ce n'è molti, perché è tutta fissa la parte alta, completamente è una fusione imbullonata al pavimento, vedete tutti i bulloni e tiranti, e poi c'è la pompa idraulica e il pistone che faceva alzare il cestello. Ed è una cosa ingegnosa perché? Perché io in questo modo, avendo due cestelli sulle ruote, mentre uno pompa e pressa le vinacce e quindi schiaccia la prima parte, può preparare già un altro cestello. Quando è finito, con le ruote esce fuori e entra sotto l'altro. Un'annata come questa qua, sempre con delle tele, ma questo qua è orizzontale, con la spumante di qualità Chardonnay fino al 2015.
E qui finita la visita alle cantine. Grazie. Prego, arrivederci. E la Proloco cucina, quindi si potrebbe fare il pranzo e la... E il riscaldato. È un bidone coperto di riscaldato. La visita la percantista delle minerie del Piemonte. Ah, salumeria Santa Barbara. Fabri, hai visto dove è la pacchetta? No, l'ho visto, vuole vedere dove vai? Questo abbiamo compresa prima c'era il mare, questo è un fossile, ecco di fossili. Questo è un museo, cioè, sul tal territorio. La differenza con le langhe sta proprio nel paesaggio, perché nelle langhe più del 90% è coltivato a vigneto. Qui non arriva al 50% e si è ribaltata la situazione rispetto all'inizio del Novecento. Le altre differenze, anche storiche, perché non è vero, era un marchesato molto importante, da qui la quantità di castelli, i marchesi erano alleati. E poi si trovano chiaramente, non sarebbe pressato. Forse il livello del mare. Ecco. C'è un luogo costante, altro costante, inizio gli ipogei. Questo è sotto il livello del mare, cosa che diceva? Capito? Sta lì con il museo arte e natura. Grinzani Cavour, sono Ferrato, Nelli, Ferrato. Vedi come sono. Di Piemonte, Langhero e Monferrato. Ogni fumatore direttrice c'è un'informazione di uso di tutti i fagli necessari a fumare. L'anno prossimo mettiamo anche noi il fiore della passione. È bellissimo. Guarda qui quanto. E guarda qui quanto rosmarino.
Qui il panorama è più bello però, è più bello. E la gente che sempre i bei panorami. Non c'è le chiese che sono rame. Vieni qua, vieni qua. Anzi, vieni qua che c'è un panorama stupendo. Anzi, ah. Buongiorno, permesso, guardiamo un attimo il panorama stupido. Vedete, è una festa locale? È il comune qua? No. Ah, capito. Se vieni veloce, che lì smamano, eh? Eh? Eh sì. Guarda, io che bel panorama. Dai, guarda, dai, vieni qui che ti riprendo mentre guardi. Il Poggio Stretti. Ma che bel sito, bello. Ok, sorridi un po', sorridi, sorridi, ma non si so. Guarda, guarda un po', guarda me. Guarda, perfetto. Come socio iscritto alla sezione? Bisognerebbe trovare solo la bisogna vedere. Fiorito, c'è la monte. Eh sì. Quando voglio dormire se viene questo è bello, vediamo se riesco a farlo sparire. Se io la prendo e la piego a metà, già è sparita in parte, no? Vedete? Se è a metà, se la piego ancora un po', sparisce sempre di più. Lei sa che io campo di questo lavoro. Se io la vado a piegare ancora in 8 parti, questa è sempre meno, no? Ora, la parte difficile è questa, io devo piegarla in 16, 1, 2, 3, non so se funziona il gioco, lo dico prima, eh. Se la vado a riaprire, no, non è venuto, mi dispiace, ho sbagliato il gioco. Scusa. Il gioco non è venuto. Bene. Mi dispiace, non sono riuscito a farla sparire, è andata così. Questo qua lo devo ancora studiare, grazie. Scalda la mano. Beh.
Uè! 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 Oh! Cosa facciamo? Ti giro o no? Vieni qua! Uè! Vieni, vai, vieni. Vieni. Vieni, vieni qua, vieni. Qui, qui, qui. Uè, uè. Uè, uè. Uè. Vieni, vieni, oh, quel, quella, ciao, 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 bella, ciao, ciao. 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 Pa 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 pa. Non bene, pazienza. Ciao bella, bella, bello, bello, bella. Se la gita con il crampero via nord.
Saluto. Grazie. Così non mi sfugge nulla.
volta se riuscite con la... cibo, viticoltura, come si fa freddo. Grazie mille, buongiorno. Grazie mille, buongiorno. Thank you.
Thank you.